Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. È durata solo poche ore la caccia all'uomo ieri da parte dei carabinieri che hanno rintracciato il presunto assassino dell'ottantenne militare a riposo Gabriele Giammarino, ucciso molto probabilmente per un furto, tramutatosi poi in rapina e finito male. Mirko Giancaterino, l'uomo accusato dell'omicidio, è stato fermato ieri mentre si nascondeva nella boscaglia retrostante la sua abitazione poco fuori Penne. Nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini intanto proseguono. Ulteriori elementi infatti potrebbero arrivare dalle analisi della scientifica da parte del RIS di Roma, dalle risultanze dell'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore dall'anatomopatologo Cristian Dovidio. Intanto andiamo a seguire tutti i dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza ad incastrare il presunto assassino di Gabriele Giammarino, 80 anni, sottufficiale dell'Aeronautica Militare a riposo, rinvenuto ieri mattina privo di vita nella sua casa con ferite da arma da taglio. Si tratta del 36enne Mirko Giancaterino, tossicodipendente, già con precedenti di polizia. Il giovane era stato anche indagato quasi 20 anni fa per omicidio in conseguenza di altro delitto, per aver spacciato una dose di droga ad una ragazza poi deceduta. Il presunto omicida fuggito dopo l'efferato delitto di Penne è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno sottoposto a fermo e interrogato per alcune ore prima di arrestarlo. Adesso però, prima di essere certi, finiamo tutti i nostri accertamenti, stiamo aspettando l'intervento del RIS che ci darà una grossa mano sul sopralluogo, però gli elementi che per il momento abbiamo raccolto, telecamere, testimonianze, riconducono a lui. Ovviamente ieri pomeriggio c'è stato anche l'interrogatorio da parte del PM di turno, si è avvalto della facoltà di non rispondere e adesso aspetteremo l'esame autoptico da parte del medico legale e gli ulteriori accertamenti che proseguono, perché non è finita ancora. L'anziano, che viveva solo e non era sposato, era stato rinvenuto ieri privo di vita nella sua casa di via Castiglione nel centro storico, parzialmente incendiato, e sembrava fosse deceduto per il rogo. E invece un'analisi più accurata sul corpo ha permesso di verificare ferite di arma da taglio compatibili con un'azione violenta. L'incendio era servito per depistare le indagini. C'è stato anche un aiuto da parte dei residenti della palazzina dove viveva l'anziano? Devo dire che c'è stata grande collaborazione da parte della popolazione, degli esercenti che ci hanno messo subito a disposizione la visione dei filmati. Noi siamo partiti da quello, dalla visione del filmato della telecamera e dalle testimonianze degli abitanti della palazzina, i quali hanno detto che c'era stato grande movimento, grande rumore, televisore a tutto volume, e coincide con l'orario di passaggio del soggetto all'andata e al ritorno. Andiamo avanti con la pagina della cronaca. È sana e salva la donna residente a Penne che ieri pomeriggio intorno alle 17 si era avventurata nel bosco di Rigopiano per cercare dei funghi. A dare l'allarme è stato il marito, non vedendo rientrare la moglie dopo un violento temporale. La donna, in buone condizioni di salute, è stata ritrovata questa mattina grazie all'impiego dei cani molecolari e di superficie del soccorso alpino. E un'altra notizia adesso arriva da Chieti: un incendio, forse causato da un cortocircuito, si è sviluppato all'alba nella cancelleria penale del Tribunale. Le fiamme hanno avvolto una scrivania bruciando fascicoli e suppellettili. Fumo e fuliggine hanno invaso l'intero piano estendendosi alla sovrastante aula della Corte d'Assise. Dell'incendio ci si è accorti poco dopo le 7, quando le fiamme erano già state spente. Ovviamente ci sono stati disagi alle attività del Tribunale. E adesso andiamo all'Aquila, precisamente a Donna. Il segretario di Stato tedesco, accompagnato dal sottosegretario italiano Borletti Buitoni, ha effettuato un sopralluogo nella chiesa di San Pietro a Donna, la cui ricostruzione è stata proprio finanziata dal governo tedesco. Continueremo ad aiutare l'Aquila. Queste le parole del segretario di Stato, visibilmente emozionato per la sua prima visita a Donna. Andiamo a seguire insieme il servizio di Giorgio Alessandri. A 7 anni dal sisma non si attenua il sostegno del governo tedesco nei confronti delle popolazioni terremotate. In particolare la Germania da subito è stata al fianco dei residenti di Onna, uno dei borghi più colpiti dalla tragedia del terremoto. Accompagnato dal sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, il segretario di Stato tedesco Gunther Adler ha voluto verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione della chiesa settecentesca di San Pietro Apostolo, finanziata con 3 milioni di euro, che si aggiungono agli altri fondi stanziati.
finanziamenti per la realizzazione del centro polifunzionale della frazione aquilana. C'è ancora da fare, però ripeto, sapere che si può contare su amici seri, presenti e assolutamente capaci di portare a termine il loro impegno è il primo passo per poter poi arrivare alla fine della ricostruzione. E io penso che oggi noi celebriamo appunto un modo di procedere, non solo la restituzione di un bene o comunque l'avanzamento dei lavori nel restauro della chiesa. Abbiamo un accordo che prevede appunto la ricostruzione della chiesa di Onna davanti alla quale stiamo adesso e penso che abbiamo fatto un buon lavoro, una buona cooperazione e oggi parleremo ancora con la controparte italiana e sicuramente vedremo anche quello che si può fare magari insieme in futuro. E adesso i temi del lavoro. Ancora grave la crisi occupazionale in Abruzzo. La CGIL commenta così gli ultimi dati dell'Istat che regalano l'ultimo posto tra le regioni italiane all'Abruzzo. Mercoledì è previsto un incontro tra le sigle sindacali e il governo regionale per mettere a punto una strategia che migliori la situazione. Andiamo a vedere insieme il servizio di Francesca Romana Testi. Dati occupazionali preoccupanti in Abruzzo, a rimarcarlo dopo le dichiarazioni ottimistiche della CISL è la CGIL che carte alla mano mostra gli ultimi dati Istat e spiega perché l'Abruzzo non è ancora fuori dal tunnel della crisi. Noi abbiamo avuto un dato del secondo trimestre dell'Istat molto negativo, complessivamente negativo, perché noi abbiamo avuto una perdita secca rispetto al primo trimestre di circa 25.000 addetti. Abbiamo ancora una differenza storica con la vecchia occupazione di 49.000 addetti e abbiamo una crescita della disoccupazione di più 11.000, siamo al 13,6. La cassa integrazione è sostanzialmente lì, in particolare quella straordinaria, e abbiamo una situazione differenziata tra territori, cioè una situazione molto difficile nella provincia dell'Aquila, molto difficile tra i giovani, non così difficile tra le persone più anziane. Quindi i dati complessivamente sono negativi. Abbiamo un solo dato positivo, che rispetto al trimestre corrispondente dell'anno precedente abbiamo 9.000 addetti in più. Il 16 settembre si svolgerà un incontro con la regione, al quale prenderanno parte i sindacati, tutti, e queste sono le richieste che presenteranno per garantire un piano di sviluppo sul mercato del lavoro. Noi pensiamo che il master plan abruzzese deve avere l'idea non di un progetto, ma deve avere l'idea del lavoro complessivamente, quindi bisogna seguitare a chiedere al governo l'implementazione di risorse finanziarie per questa battaglia. Noi pensiamo che la programmazione sia stata ormai fatta con quella europea, va implementata questa programmazione con risorse finanziarie e questo bisogna chiedere al governo, perché noi abbiamo bisogno di risorse fresche oggi, perché noi abbiamo bisogno di creare occupazione oggi e non in un futuro lontano. Restiamo sempre in tema di economia e di occupazione e anche di sviluppo delle imprese. La Regione Abruzzo punta proprio a queste ultime. Il vicepresidente Giovanni Lolli, che lo ha reso noto nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina per il rendiconto dei fondi europei per lo sviluppo e la coesione. Tra le novità della programmazione 2014-2020, il finanziamento della ricerca anche fuori i confini regionali. Piano di sviluppo e coesione, fondi europei diretti alle imprese grandi, medie e soprattutto micro, le più numerose. Giovanni Lolli traccia un resoconto dei fondi POR e FSC del 2007-2013 e annuncia l'arrivo di nuovi stanziamenti per l'Abruzzo. Sono un contratto di sviluppo, cioè già il bando già è aperto, rimarrà aperto fino a settembre, ma abbiamo già deciso di prolungarlo fino a tutto ottobre. Le imprese possono partecipare facendo un investimento minimo di 2 milioni di euro e sulla base di questo investimento di 2 milioni di euro possono avere naturalmente sostenuto da parte della regione fino al 50% per quanto riguarda la quota ricerca, fino al 50% per quanto riguarda la quota di risparmio energetico e poi a seconda della loro dimensione anche delle quote relative alle spese di carattere più generale delle attività industriali. Poi c'è un contratto di ricerca dedicato anche questo espressamente all'automotive, 1 milione minimo di investimento e la ricerca è finanziabile fino al 50% come è noto, sono in particolare indicate le ricerche svolte non solo da singole imprese ma anche da reti di imprese, soprattutto quelle collegate con il sistema universitario e dei centri di ricerca. Per la prima volta in Italia noi rompiamo un tabù e stabiliamo che è finanziabile anche ricerca
che si svolga fuori dall'Abruzzo, purché le ricadute di queste attività siano ricadute indicabili come nella nostra regione, è una scelta coraggiosa e forte. Poi c'è un contratto di sviluppo per tutti gli altri che non sono automotive. Automotive come punto fermo, trattandosi del comparto più produttivo dell'intera regione. Poi un occhio a chi vuole fare impresa, giovani e meno giovani, che avranno l'opportunità di ottenere il rimborso per il 50% dei propri investimenti. Uno è un rifinanziamento, ne abbiamo già fatto per 4 milioni e lo faremo per altri due, alla linea Startup Startup, è una linea gestita da Fira ed è una linea che va incontro alle nuove imprese. Ma poi facciamo un altro strumento, e cioè cerchiamo di dare un sollievo anche alle piccole imprese che esistono, e in de minimis, sotto la soglia di 200.000 euro, noi gli faremo un bando che accetta le spese che le piccole imprese abruzzesi hanno fatto a partire da gennaio 2014 fino a ottobre di quest'anno, le spese che hanno fatto per cosiddetta innovazione, dove per innovazione si intende ovviamente anche innovazione di processo, quindi uno che ha acquistato una macchina e che può testimoniare che questa macchina gli fa migliorare le sue attività o che ha preso un consulente, eccetera. E adesso parliamo di scuola. Oggi è suonata la campanella per tantissimi studenti abruzzesi. Tante le novità di questo nuovo anno scolastico. Il primo della riforma Giannini, ministro, che ha dichiarato: penso che sarà un anno di grandi sfide per noi che dobbiamo attuare la legge, ma anche per gli studenti e gli insegnanti. Il valore fondamentale ha continuato e la continuità didattica. Queste le parole dunque del ministro Giannini. Noi invece questa mattina siamo andati a Teramo con Elisa Leuzzo ad ascoltare un po' lo stato d'animo degli studenti a rientro dalle vacanze. Inoltre a Teramo c'è stato anche il giro negli istituti cittadini del primo cittadino Maurizio Brucchi. Andiamo a vedere. Sindaco, primo giorno di scuola, oggi il suo classico tour per le scuole per dare insomma il buon anno scolastico agli alunni e in scuole che sono state anche ristrutturate e messe a norma. Quest'anno solo nel mese di agosto abbiamo speso 1.080.000 euro con messa a norma, messa in sicurezza di alcune scuole, con adeguamenti sismici, con tinteggiatura, con porte nuove, quindi insomma davvero tanti interventi, con le uscite di sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Alcuni di questi lavori devono terminare, ma termineranno entro settembre, però le scuole si sono fatte trovare pronte, devo dire per un grande entusiasmo, insomma i ragazzi sono tornati a scuola dopo il periodo estivo con una grande carica. Primo giorno di scuola, tutte la prima? Sì. Quindi vi state già conoscendo all'esterno? Sì. Come vi sentite per questo giorno? Ma abbastanza emozionate. Emozionante. Molto emozionata. Avete lasciato la scuola elementare per la prima media, quindi nuovi compagni. E cosa avete pensato di questo giorno tutta l'estate? Ma non lo so, non so cosa si fa, quindi... L'aspettavate? Beh sì. Sì, prima o poi sì. Sono stato un po' emozionato. E... Sei contento? Sì, no, un po' contento, sono contento. Farai la? Prima B. Quindi la prima media, primo anno alle medie. Cosa hai pensato fino ad oggi? Aspettando questo giorno. Di prendere buoni voti. Andare bene a scuola e comportarmi bene. È emozionato. Che classe farai? La prima H. Quindi lasci la scuola elementare per quella media? Sì. Conoscerai nuovi compagni? Nuovi compagni e altri che già conosco e sono andati anche in classe mia. Pensando a questo giorno, tutta l'estate, cosa hai pensato? Che bisogna divertirsi, ma non troppo, perché sennò poi si guai. Quindi devi studiare. Primo giorno di scuola dell'ultimo anno di scuola media. Sì, sì. Come vi sentite? Emozionati. Pure. Vacanze passate bene? Sì. Si ricomincia? No. Andiamo avanti con il nostro giornale, cambiamo argomento, adesso parliamo di prefettura, un argomento che interessa da vicino proprio la città di Teramo insieme a quella di Chieti. Andiamo ad ascoltare su questo argomento, l'opinione del parlamentare del nuovo centrodestra Paolo Tancredi. Vi ricordo che il governo avrebbe previsto un taglio delle prefetture e dunque la sforbiciata riguarda proprio le città di Chieti e Teramo.
Era una bozza di una circolare interna al Ministero che è stata divulgata ai sindacati, quindi il decreto legislativo è ancora da scrivere, deve venire alle Camere, quindi è chiaro però che nella legge Madia vigente c'è scritto che le prefetture al massimo potranno avere bacini minimi di 600.000 abitanti, quindi è chiaro che in Abruzzo si dovranno fare due accorpamenti minimo. Essendo noi legati all'Aquila è chiaro che sarà difficile poter conservare la prefettura. Io credo che la classe politica teramana deve fare un giusto sindacato per far capire le ragioni territoriali, soprattutto al fine di conservare i presidi sostanziali per la tutela della sicurezza e delle istituzioni in provincia di Teramo e su questo territorio. Io credo che più che il prefetto nella persona della e nel ruolo ci interessa avere forze di polizia sufficienti, forze di protezione civile sufficienti, questa è la cosa più importante. Dopodiché c'è l'altra partita, sempre nel decreto Madia, delle Camere di Commercio e io credo che Teramo si possa giocare insomma, con forza quella partita lì, sul discorso della Camera di Commercio, una Camera di Commercio importante su un bacino come quello teramano e aquilano. Molto grande. Credo, se, al di fuori di ogni demagogia, che questo sia il percorso. Dopodiché in questo momento è chiaro che sono col sindaco nel rivendicare un'attenzione particolare per la provincia. Cambiamo ancora argomento. La Regione Abruzzo ha dato il via libera alla caccia di cervi e caprioli e a renderlo noto è proprio la Regione nel bollettino Bura. Ad opporsi a questa decisione arrivano le associazioni animaliste e anche il rappresentante di Rifondazione Maurizio Acerbo. Si chiede da parte di questi un intervento immediato e un ravvedimento da parte della Giunta. La Regione dà il via libera alla caccia di cervi e caprioli con un documento pubblicato sul Bura il 12 settembre e subito insorgono animalisti e ambientalisti. E a capo di tutti c'è Maurizio Acerbo, il primo a venire a conoscenza della novità in campo venatorio in Abruzzo. Ma si tratta di clientelismo venatorio, ci sono alcune associazioni di cacciatori che premono da anni. Questa volta invece è accaduto l'incredibile che con una maggioranza di centrosinistra, con una forte presenza del Movimento 5 Stelle che dice di essere ambientalista, e quello che è accaduto è che in commissione, in sede deliberante, è stato modificato il regolamento per la gestione venatoria degli ungulati, quello dove ci sono le regole per quanto riguarda i cinghiali, e ci sono stati inseriti anche cervi e caprioli. A sorprendere nelle firme di questo documento, tanto combattuto nel corso del governo Chiodi, è la firma del Movimento 5 Stelle, secondo Acerbo, anche se forse l'opposizione più ferma sarebbe dovuta essere quella di SEL, che come ormai noto vive un periodo di incertezza e disputa con il presidente D'Alfonso. Poi si sono difesi un esponente del PD dicendo ma è una cosa per tutelare cervi e caprioli, non è assolutamente vero perché altrimenti non affideresti ai cacciatori la gestione faunistica venatoria di queste due specie. La richiesta di Acerbo e delle associazioni ora è quella dell'annullamento e della cancellazione dal Bura, visto che le due specie in questione rappresentano un fondamentale tassello del turismo e dell'attrattività naturalistica d'Abruzzo. Io penso che sia una scelta completamente irrazionale perché si tratta di specie che si erano estinte, lo Stato ha speso soldi per ripopolare a partire dagli anni 70 e 80 in Abruzzo cervi e caprioli, la ricolonizzazione non è ancora finita nel nostro territorio, la questione va affrontata con criteri scientifici e va tenuto conto anche che sono delle specie che rappresentano anche un'attrattiva turistica che crea simpatia intorno a un territorio. Adesso torniamo a Teramo, apriamo la pagina sindacale, lo sciopero dei lavoratori Team, la municipalizzata che all'interno del comune si occupa della raccolta e gestione del servizio rifiuti, è confermato. Domani e dopodomani solo i servizi essenziali saranno assicurati dal 17 al 26 settembre, inoltre stop al lavoro straordinario. È appena finito il primo turno dell'assemblea tra i sindacati e gli operatori della Teramo Ambiente in vista dello sciopero del 15 e del 16, uno sciopero confermato? Sì, lo sciopero è confermato, i lavoratori all'unanimità hanno votato per la riconferma dello sciopero.
Noi abbiamo cercato fino all'ultimo di trovare insieme all'azienda una soluzione, ma abbiamo visto che dall'altra parte c'è un muro, anzi in queste ore, poi saranno i colleghi anche a dirlo, in queste ore ci sono arrivate due lettere da parte del presidente della Terra Ambiente, due lettere che l'una dice il contrario dell'altra, insomma non possiamo farci prendere in giro, per cui per domani e dopodomani lo sciopero è confermato. Sostanzialmente cosa dicono queste lettere? Ma sostanzialmente queste lettere, noi avevamo chiesto che dal 1 ottobre si tornasse alle 6 ore giornaliere e non all'orario flessibile. Nella prima lettera questo impegno c'era, nella seconda lettera questo impegno è scomparso. Poi su tutte altre questioni, problemi del piano ferri eccetera, per cui non è possibile oggi che i lavoratori e le organizzazioni sindacali si facciano prendere in giro da questi signori. Cosa c'è in ballo in questo momento? In questo momento mi permetto di dire che per assurdo le ragioni che sono alla base della rivendicazione dello sciopero fino a ieri passano un attimo in secondo piano, perché c'è in gioco la visione di questa società e il modo con cui si intende di continuarla a gestire nel futuro, perché da una parte sembrerebbero esserci una serie di soggetti che come noi intendono dialogare e riaprire un tavolo. Noi abbiamo chiesto che per farlo occorrevano dei riscontri concreti, ma sembra prevalere invece l'atteggiamento di chi questa azienda secondo la sua testa la vorrebbe gestire come meglio crede e in maniera unilaterale. Questo non è possibile, perché la Team ha una storia che è stata sempre basata sul confronto e sulle relazioni sindacali, e quindi è in ballo questo. Chi prevale? Chi vuole continuare a gestire questa società per quello che è stata e per quella che è la sua storia, o chi pensa di poterla gestire come meglio crede? E problemi anche all'ospedale Aquilano. I sindacati denunciano il comportamento dell'azienda Olicar, che gestisce la manutenzione del nosocomio e degli altri ospedali anche in provincia. L'azienda non ci ha incontrati, denunciano Will e Filcams, e ha annunciato ai lavoratori che non è in grado di pagare nemmeno lo stipendio di agosto. Si intervenga subito, chiedono, altrimenti sarà protesta. Daniela Rosone. In stato di agitazione i lavoratori impegnati nei servizi di manutenzione negli ospedali dell'Aquila e provincia. I sindacati Filcams e Will avevano chiesto infatti un incontro formale con la Olicar per sapere le intenzioni dell'azienda, che, lo ricordiamo, si occupa della manutenzione degli ospedali circa la stabilizzazione dei lavoratori precari. Ad oggi la società, secondo i sindacati, non ha fornito delle risposte, anzi l'11 settembre ha provveduto a inviare via mail ai sindacati e alle RSA una comunicazione nella quale si dice che la Olicar ha problemi finanziari, dunque non sarebbe in grado neanche di pagare ai lavoratori lo stipendio di agosto 2015, potendo dare solo un acconto di 350 euro, non garantendo neanche il saldo a fine mese. La società, secondo i sindacati, ha evitato il confronto, mettendo però in grave disagio chi lavora. I sindacati ricordano che molti lavoratori a spese proprie devono ogni giorno raggiungere la sede di lavoro, dall'Aquila ad Avezzano, Sulmona a Castel di Sangro, da Avezzano a Sulmona e viceversa, qualcuno anche da Teramo. Per queste ragioni i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione, aprendo una procedura formale di raffreddamento e chiedendo una convocazione alla prefettura dell'Aquila. I sindacati chiedono che sia garantito innanzitutto il pagamento degli stipendi entro le date consentite, non oltre il 15 ottobre. Vanno date poi precise indicazioni ai dipendenti circa la stabilizzazione dei precari. Se ciò non dovesse avvenire, Will e Filcams annunciano dure forme di protesta, ma ovviamente questo porterà, annunciano, a ripercussioni sui servizi offerti agli utenti del nosocomio aquilano e non solo. Ed ora la pagina dello sport, con il calcio di Serie B in primo piano ed il Pescara. Il gol contro il Perugia è stata una liberazione per l'attaccante bianco-azzurro Gianluca Caprari, che dopo la marcatura si è sfogato. Andiamola ad ascoltare al microfono di Enrico Rocchi. Quella maglietta che hai tolto, che hai buttato, era rivolta verso qualcuno che da anni ti perseguita, verso chi? No, è uno sfogo mio personale, perché come hai detto sono 5 anni che sto qua. Ho avuto il primo anno con Zeman benissimo, poi gli altri anni un po' ho faticato, sia io che comunque la squadra. Oggi mi sono sfogato, come ho detto, veniva una settimana difficile e adesso me la godo. E questo è lo spirito giusto, ma lo abbiamo fatto sempre da inizio stagione. Ecco. Abbiamo toppato la partita con Livorno, ma tutta la squadra, ma adesso serviva questa vittoria, questa prestazione della squadra. Ecco, l'ultima non è stata una settimana facile per te, non lo sarebbe stato per chiunque.
5, però la fiducia del mister, quell'abbraccio dopo il gol, diciamo che è una bella soddisfazione. No, sì, il mister lo devo ringraziare, ma dall'altro anno che mi dà consigli appena arrivato, e quest'anno cercherò di ripagare la fiducia al massimo sua, perché ha una stima immensa per me, ecco, e cercherò di fare il massimo per Pescara. Noi pensiamo a fare il nostro con tranquillità e cerchiamo di portarci i tifosi dalla nostra parte. Con la curva non ho nulla a che fare, cioè a che dire, quindi me l'ho sempre apprezzato anche quando ho fatto male e non ho nessun problema con loro. Una buona Virtus Lanciano ha conquistato i primi 3 punti stagionali a spese dell'Ascoli. Soddisfatto l'allenatore rossonero D'Aversa, che spende parole di elogio per il neo attaccante Ferrari in gol nelle 2 partite di campionato fin qui giocate. Una vittoria salutare, specialmente con una prestazione come quella di oggi. Considerando il valore dell'avversario che avevamo di fronte, devo fare solo un plauso a questi ragazzi, perché penso che hanno fatto una grandissima partita. Sì, equilibrio sotto l'aspetto del risultato, ma penso che sotto l'aspetto delle occasioni ne abbiamo avute diverse noi, e sicuramente in più rispetto a loro. È chiaro che dopo la punizione di Carlo ha rotto gli equilibri, però ripeto, sotto l'aspetto della prestazione, del numero delle occasioni create, penso che la Virtus Lanciano abbia meritato questa vittoria. No, Nicola lo voglio menzionare per l'atteggiamento che ha avuto in queste 2 partite, perché è un giocatore che dà l'anima, lotta su ogni palla, mi interessa quello che continua a far questo. Poi secondo me il gol è una conseguenza di quello che fa per il resto della squadra. Penso che oggi abbiamo limitato gli errori, e il fatto di non aver preso gol è importante, fa crescere l'autostima a tutti i ragazzi, a tutta la squadra. E è chiaro che in quella circostanza, su quella traiettoria della palla, si sono trovati diversi giocatori quasi a spizzarla, quindi non era facile bloccare quella palla, però ripeto, quello che ha fatto la differenza oggi non è la tattica, non è il modulo, ma è solo il come hanno interpretato questa partita. D'Aversa, per quanto riguarda lo stato di forma della squadra, facendo un discorso di percentuali, il Lanciano oggi a che percentuale è? 50, 60, 70%? Ma le percentuali non si possono fare, perché sono troppe situazioni specifiche di giocatori che sono arrivati successivamente, come Nicola, come Zeduardo, giocatori come Federico, che in settimana ha avuto dei problemi seri, dove magari per 2 giorni non si è potuto allenare con continuità con la squadra. Però penso che nel complesso sono soddisfatto, però sta a noi poi magari continuare a lavorare, il giusto equilibrio anche sia su quelli che magari hanno una certa età, che comunque bisogna centellinarli, come Federico Ametta, come Carlo Mammarella, che hanno fatto una prestazione di enorme spessore. Però devo dire che considerando le 2 partite sono soddisfatto. Ed ora scendiamo in Lega Pro. Un gran gol di Bensaia in pieno recupero permette all'Aquila di espugnare Arezzo, prova tenace dei rossoblù, che hanno chiuso in 10 uomini per l'espulsione di Pive ed hanno fatto appello anche alla buona sorte, tante le occasioni sciupate dall'Arezzo, che ha colpito 2 pali. Andrea Costantini. Con un siluro di Nicolas Bensaia, l'Aquila firma l'impresa, passa ad Arezzo e centra la seconda vittoria in campionato in 2 partite. Percorso netto, non fosse che per la penalizzazione di un punto. Un successo che è un premio alla tenacia dei ragazzi di Carlo Perrone, che hanno saputo soffrire e hanno usufruito anche di un pizzico di buona sorte nei momenti topici dell'incontro, stringendo i denti nei minuti finali, affrontati in inferiorità numerica per l'espulsione di Piva, prima di piazzare il colpo del micidiale KO. Squalificato Ceccarelli, Perrone sceglie Sanni a destra e Bigoni in mediana, Mancini in avanti, panchina per Di Mercurio e Triarico. L'eccentrico Ezzolino Capuano vara un Arezzo più offensivo, con Tremolada dietro la coppia Cori Defendi. L'Aquila ha subito una palla buona al 14esimo, quando Mancini inventa per San Domenico, che spara addosso a Baiocco. La risposta retina arriva dopo 4 minuti, quando Cori protegge per Tremolada, il cui sinistro è respinto dal compagno Sperotto. Al 21esimo è Cori ad andare alla conclusione aerea sul corner dell'ex Ascolano Capece, palla alta. La pressione dell'Arezzo sale di livello e l'Aquila è costretta sulla difensiva. Poco prima della mezz'ora Zandrini interviene in 2 tempi. Ancora Capece tenta dalla distanza, ma senza la dovuta mira. Trema ancora l'11 di Perrone nel finale di frazione. Cross di Sperotto, sfiora Cori ed il palo salva Zandrini. Quindi Defendi spara dal limite. L'intervento di Zandrini non è perfetto, ma per sua fortuna i compagni lo proteggono ed evitano complicazioni. Prima dell'intervallo Piva si becca il primo giallo.
giallo della sua partita. Inizio di ripresa con l'Aquila che in qualche modo respira e anzi torna a farsi ancora pericolosa dalle parti di Baiocco con la sassata di Mancini al settimo. Perna per San Domenico da una parte, Betancourt per Defendi dall'altra. Queste le prime mosse a metà ripresa, ma è l'Arezzo a tornare a martellare. Sublime lancio di Tremolada, Feola in corna, traversa da un rilancio del portiere. Poco dopo la mezz'ora prende il via un rapido capovolgimento di fronte. Betancourt fa tutto bene, ma grazie a Zandrini. Un fallo su Carlini, costa al 39esimo il secondo giallo a Simone Piva. L'Aquila in 10, ma l'Arezzo non sfonda. Anzi, in pieno recupero, Benzaia prima si conquista un calcio di punizione e poi fa esplodere un destro esiziale. Forse Baiocco parte tardi, ma poco importa. Benzaia pesca il jolly e va a risultare coi compagni sotto il settore aquilano. Per l'Arezzo una beffa, l'Aquila vince ancora e Carlo Perrone può sorridere. Lavorare con l'entusiasmo per i punti conquistati è il modo migliore per cercare di migliorarsi. Ed ora il calcio a 5. Il Pescara ha conquistato sabato sera il suo primo trofeo stagionale. La Supercoppa italiana infatti finisce nella bacheca della società biancazzurra dopo il 7-4 rifilato all'Asti nella finale giocata al Pala Rigopiano. Vediamo. Dopo lo scudetto anche la Supercoppa non si placa la fame di vittoria del Pescara Calcio a 5 che di fronte al pubblico amico del Pala Rigopiano fa suo il primo trofeo ufficiale stagionale a spese dell'Asti, squadra detentrice della Coppa Italia. Una partita giocata con grande rabbia e furore agonistico degli uomini dello Special One Colini. Dopo un primo tempo in equilibrio il Pescara ha rotto gli indugi e persino dilagato nella ripresa. Un avvio di stagione coi fiocchi per i biancazzurri che hanno già agevolmente liquidato la pratica del preliminare preliminary round della UEFA Futsal Cup, la Champions del calcio a 5, il sogno per certi versi proibito del Pescara, che oltre al massimo trofeo continentale mira al bis in campionato, ma anche a ottenere il massimo da Coppa Italia Winter Cup. La finale del Pala Rigopiano è vissuta sul doppio botta e risposta dei primi sei minuti, con l'astigiano Nora che due volte con la complicità di Capozzo ha rimontato i centri biancazzurri di Canale e Nicologi. Sono però bastati 50 secondi di ripresa per far capire come sarebbe andata. Il gol del 3-2 di Rogerio ha spianato la strada al successo del Pescara, messo in cassaforte da Canal, Ercolessi, ancora Rogerio e il tiro libero di Cuzzolino. Solo nel finale l'Asti ha reso meno evidente il gap per il definitivo 7-4. La Supercoppa è del Pescara, per l'amministratore delegato Iannascoli è solo l'inizio. Ma una grande vittoria, il secondo trofeo per la nostra società, per la città di Pescara, sono contento che siamo riusciti a portarlo qui. Adesso questo è solo l'inizio perché è un anno molto impegnativo, ci aspettano tanti titoli da giocare, speriamo, e cercheremo di vincerli tutti. Contentissimo, no? Abbiamo iniziato come abbiamo finito, quello è importante, sempre con la stessa cattiveria, la stessa voglia. Abbiamo creato questa identità del gioco e la dobbiamo portare avanti. È tutto per questa prima edizione del TG6, grazie per essere stati con noi fino ad ora. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie ancora e buona giornata.